Bentrovati nella cucina di Ricette che Passione. Oggi insieme prepariamo una ricetta tipica calabrese. Le crispelle calabresi le prepariamo sia nella versione dolce che salate e farcite con ripieni misti. Guardate che bontà! Morbide all'interno e fragranti all'esterno, gustosissime! Allora andiamo a vedere come prepararle. In una ciotola mettiamo 300 g di acqua leggermente tiepida. Sciogliamo all'interno 5 g di lievito di birra fresco. Aggiungiamo poca per volta 400 g di farina. Potete usare sia la 00 che la 0. In questo caso aumentate di almeno un'ora la lievitazione. Mescoliamo gli ingredienti con una forchetta o un cucchiaio. Aggiungiamo ancora della farina e mescoliamo ancora. Lavoriamo bene l'impasto in modo da renderlo elastico. Molto importante durante la lavorazione è fare delle pause, anche di pochi secondi o massimo un minuto. A questo punto aggiungiamo anche il sale e continuiamo a mescolare. Sono circa 8 grammi. In questo modo l'impasto verrà ancora più elastico e senza la minima fatica. Incorporiamo tutta la farina e lavoriamo bene l'impasto, allungandolo con la forchetta verso l'alto. In questo modo le nostre crispelle verranno morbidissime. Pronto l'impasto, lo lasciamo lievitare in un angolo caldo e umido, io in forno con una tazza d'acqua calda per circa 3-4 ore, fino a quando non sarà ben lievitato e in superficie si formeranno delle bollicine. A questo punto mettiamo abbondante olio in una padella dai bordi alti e andiamo a friggere le nostre crispelle. Ci ungiamo le mani con dell'olio. E prendiamo un pezzo di impasto, lo buchiamo al centro, lo allarghiamo a formare una ciambella. Caliamo nell'olio caldo, mi raccomando l'olio caldo almeno 180 gradi, altrimenti le crispelle si inzuppano di olio. Diamo forma così a tutte le nostre crispelle e mano a mano le caliamo nell'olio caldo. Mi raccomando, cuocetene solo 3 o 4 alla volta, in modo che l'olio mantenga sempre la stessa temperatura. Lasciamo dorare da un lato e dall'altro e quando sono belle dorate le asciughiamo su carta assorbente. Se vogliamo prepararle farcite, prendiamo un pezzettino di impasto e mettiamo all'interno il ripieno. Chiudiamo in forma allungata, senza formare la ciambella in questo caso. Caliamo nell'olio caldo e lasciamo dorare come prima. Le possiamo farcire con acciughe, sott'olio, oppure con l'anduia, o anche con olive, o anche con la ricotta. Lasciamo dorare bene e asciughiamo su carta. Prima le abbiamo farcite con le acciughe, adesso con l'anduia.
e anche con le olive, intere o tagliate a rondelle. Il procedimento è sempre lo stesso. Diamo una forma allungata o a pallina e friggiamo nell'olio caldo. Lasciamo dorare bene e asciughiamo su carta. Mi raccomando, non tenete la temperatura dell'olio troppo alto, altrimenti si scuriscono fuori e rimangono crude all'interno. Procediamo così fino a terminare tutto il nostro impasto. In questa ricetta escono circa 16 crispelle. Ed eccole qua, buonissime, morbide all'interno, asciutte non unte e croccanti all'esterno. Gustosissime anche quelle farcite. Per la versione dolce basterà passare le nostre crispelle nello zucchero semolato da un lato e dall'altro e saranno favolose. Ottime anche passate nel miele. In Calabria si usa il miele cotto di fichi, una bontà divina. E guardate che meraviglia le nostre crispelle! Morbidissime all'interno, non unte e fuori fragranti. Mamma mia che bontà!